Eccoci, eccoci al formato famiglia. Arianna. Io parto così. Parti. Cara mamma, ho visto anch'io i miei voti. Sono demoralizzato, non ce la faccio più. Quando ti tocca studiare 2 ore di fila dopo le lezioni per prendere 0 in un compito di algebra che credevi andato bene, c'è da scoraggiarsi. Non sono abbastanza intelligente, studioso per continuare la scuola. Non mi interessa, mi viene mal di testa stare rinchiuso tra i libri. Non capisco niente di inglese, di algebra, faccio schifo in ortografia. Che cosa rimane? Non sono io. Non. Chi è questo signore che ha scritto questa cosa? Un signore che si chiama Daniel Pennac. Vi ricorda qualcuno? Un famosissimo scrittore, oltretutto nel suo libro Diario di scuola, Pennac si racconta così il suo vivere la scuola. E chiude con questa domanda: che cosa rimane? Noi partiamo da questa domanda che si pone Daniel Pennac per capire che cosa succede nelle famiglie italiane quando arriva la pagella, insomma, gioie, dolori, urla, complimenti, insomma, che cosa succede? Eppure la pagella, il voto, è un momento importantissimo nella crescita, nella formazione dei nostri figli. Ma la pagella è in grado appunto di certificare lo stato di preparazione degli studenti e delle studentesse italiane? Cominciamo da qui, vedremo delle storie, partiamo come sempre da un brano tratto da un famosissimo film della storia, della cinematografia italiana. Vediamo. Vediamo. Avanti con le pagelle. Otto, sette, nove, ai, cinque, c'è un cinque. In geografia. Un cinque, però dopo c'è subito un altro otto. Ah. Ma sono contento di lei. Tu? Ecco. Questo. Però, otto, qui. E com'è successo? No. Ma sai com'è? Adesso fa tutti i giorni i compiti con Paolo. Ah sì, bravo. Chi c'è una penna? Io. Grazie. Prego. Un po' di spazio, per cortesia. Da appoggiare sul gomito, sennò non posso scrivere. Avanti con le pagelle allora. E allora abbiamo la pagella di Della Rovere. Della Rovere, di nome? Giulia, vediamola un po' insieme. Italiano 7-7. Latino, il commento, c'è un brusio su 7-7. E allora se il brusio è per 7-7 in italiano, sentite, latino, orale, scritto 8-8. Greco 6-8. Storia 8, filosofia 7, matematica, informatica 7-7, lingua, lettura francese 9-9, inglese 9-9, scienze 9. Via, a posto, basta. Bici re di nome? Flavio. Caro Flavio, italiano 8-7. Non commentano. Latino 7-8, 7-8 a greco e poi 7-7, 9-9 in francese e inglese. Beh, complimenti, eh? Contento di questa pagella? Poi ne parliamo, quando avrai un microfono. Adesso Lecci. Lecci di nome? Sara. Sara Lecci, eccola qui. Ma questa è la mia pagella. Avete recuperato la mia pagella? Allora, Sara, vabbè, 7-7 in italiano. Fino a qua, perfetto. Ce l'abbiamo un microfono per Sara? Latino 6 scritto e 4 orale. Vabbè, perché... È un piccolo problemino. Cioè l'orale non... Ma l'ho scritto, va bene. Sì. L'ho scritto, vabbè. Sì. Storia 7, filosofia 8, matematica 5-6. Altri problemi. Vabbè, però 5-6. 5-6 si sa, no? Sì, no? Più o meno. Funziona ancora con i miei tempi, il 5-6. Sì. Giusto. Il 4 è che mi vuole punire perché mi sono preso, quindi è 5, quindi 5, è 6. 5, 5 e mezzo. Alla fine abbiamo tutti i 6, Sara, va benissimo. 8 a biologia, 8 a chimica, 7-8 inglese. Signorina, contenta? Grazie. Della sì. Sua pagella? Sì, oggi abbastanza. 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 Vabbè, possiamo migliorare? Ah no, la mia è quest'altra. Torresetti, eccoti, questa è la mia, ora che la guardo bene. Tu come ti chiami? Chiara. Cara Chiara, un'altra Chiara. Allora, vabbè, 7-8 in italiano mi sembra un ottimo risultato. Sì. Latino, 4 scritto, cioè 7 all'orale e mi prendi 4 allo scritto? 5 anni che ho il 4 fisso.
Sei abbonata. E com'è che si guadagna un 4 fisso? Tanto impegno. Senti, ma c'entra anche un po' il professore che ti ha legato a questo 4, secondo te, che ti vede? No, c'entrano più che altro le basi, che io il primo anno non ho, diciamo, studiato correttamente la materia, quindi ancora mi porto la lacuna dello scritto. Che poi lo scritto è più complicato, perché tu sbagli un'interpretazione, sbagli il significato di una parola e lì la versione prende tutta un'altra forma. Però nella mia testa la versione ha molto senso, ovviamente. Non sai quanto ti capisco. Io sono riuscita a fare una versione della versione, a prendere uno meno meno. No, perché vabbè, era un'altra cosa, cioè non c'era una parola giusta, però aveva un senso, era veramente un capolavoro artistico. Anche greco siamo sulla stessa, e d'altronde più o meno lì si somigliano, no? Sì, sì. È inutile che ci rifacciamo lo stesso discorso. Ma 4 e 5, 5 e 6, tanto? Sì, è uguale. Eh? Sì, sì. Uguale. È uguale, uguale, è uguale, uguale, però poi 6, 6, matematica 4, cioè questa è la mia, eh? Uguale. Però adesso sono migliorata. Adesso? Quanti giorni sono passati da questa pagella? 2 mesi, un mese. 2 mesi e quindi siamo arrivati? A 6 e mezzo. E vai! Grande Sara, la tua pagella! Proviamo a capire con voi quanto i voti raccontino di voi. Cioè, che cosa dicono questi voti? Dicono effettivamente, esprimono effettivamente il vostro grado di conoscenza, la vostra cultura, il vostro sapere, anche un po' chi siete. C'è un no che parte da, come ti chiami? Michela. Michela, Michela, aspetta, prendi il microfono. Michela, controllo se ho la tua pagella? Controllo se ho la tua pagella? Meglio di no. Ok, ok, non controllo. Meglio di no. Che cosa dicono i voti? Diciamo l'impressione che hanno i professori di me quando mi vedono, il mio modo di vestire, il mio modo di essere. Loro partono dal presupposto che io magari ho quel voto, quando non è vero. Cioè, quindi loro, il tuo modo di vestire, che non è un modo, come lo definiresti, non è ordinario, diciamo, non che è banale. Ho ricevuto diverse critiche da parte dei professori per il modo in cui mi vesto, ecco. Non gli piace come ti vesti? No, ma io mi sento una persona, anzi, più normale di loro, quindi. Cioè. Ecco. Decisamente. E soprattutto ti senti a tuo agio nei tuoi vestiti? Ma certo, sì. Ecco, questo secondo te condiziona il loro giudizio? Sì. Cioè è palese che il tuo aspetto... Anche questo, diciamo. Per cui quindi i risultati sono legati alla loro impressione, non stanno a sentire davvero quanto vali, secondo te? È proprio così? Diciamo anche che, vabbè, hanno dei presupposti, cioè, hanno anche i loro preferiti, ovviamente, perché è sempre così, i professori hanno sempre, diciamo, il loro alunno preferito, quindi... Che effetto ha su di te tutto questo? I miei genitori, diciamo, che danno, cioè, alla fine danno ragione a loro, perché... Se italiano, se ho i 3 di italiano, vabbè, dicono, il 3 chiaramente è una punizione, no? Quindi è 4, sì, quindi vabbè. Sì, è 6. No. 4 di greco, è classico, cioè cambio a scuola, però non è che faccio così schifo. E invece tu la scuola non la cambi? Io non la cambio perché la scuola mi piace, perché a me piace scrivere, quindi il 3 di italiano, diciamo che ma un po', cioè alla fine io ho preso il classico apposta per scrivere, poi a forza di studiare non ho il tempo per scrivere, quindi ho lasciato perdere. Non ti conoscono? I professori? Decisamente no. Ti capiscono?